Sei assettato a andare a casa tua. Sei fanno un scalino tutto consumato. Tutta la giornata. E questa è la vita tua. Usa la tua carezza. E tu come ti nascondi? Guarderete. No. Tu non guardi. Tu pensi ancora quando eri un uagliano. Quando eri giovane, forte. E mo? E mo si non c'è più. Ti ricordo quando ero un bersagliere con la piuma al vento. Sempre un fatto, pinza notte e giorno. So 70 anni, forza, so finita. A giro, monna. E tu ti guarda tu. E tu dici che sei vecchio. Dai, me ne scarna tutti i veni da fare. Parlano solo solo quando fatica e quando si vede. Batteranno a stenda. E tu mi dici, e mo che faccio ancora? Una lacrima cucente ti scende a retta se fa una riga. Papà no, non gagne, perché mo tocca a noi? Riposo, perché si dita a dita io. Piglia te, non gagne, andava a pigliare a fuoco e ti raccambà. Bravo! Quant'anni di matrimonio? È proprio rare a trovarsi una tavola andando all'altare a fianco chi stesse con bere, perché hanno un matrimonio di 50 anni non arrivano tutti quanti. Ma quanta fatica, quanta affanno, si pensa a tutto quello che hai fatto e che stava scritto in tuo contratto. Si ti guarda in un po' carrete. È incredibile, perché si è fatto pure l'impossibile. Per questi capelli sono diventati bianchi, ma non solo per tutti in bianco, ma per tutti i sacrifici. E mo facciamo lì, Andrea, tu fai massa e non ti sopporti più. Ce l'è, e pigliate la pasticca. Madonna mia, che stress, tutti uno attorno a turno, tu ci stessi lontano. Pensa per te, e che tu credi che sei un loggio? E poi te ne scurgo che te mangi d'oggi. Vatta a fare una camionetta, che tengo tutta la casa di bolletta. Sì, sì, è proprio vero. Se mi ha diventato come cane e gatto, però stiamo sempre a stretto contatto. Come l'acqua di un mare e arena a pizzichetto. Però Andrea, ti voglio ancora bene. Brava! Bravo. Questa è una dichiarazione d'amore! Quanta notte non ti vede, non ti sente da queste braccia, non ti base che sta braccia, ma poi mi porto a braccia a me.
mattina mio cugino faceva il camionista, si era andato col camion, la moglie stava dentro in casa, si è andata a fare il bagno, sta facendo la doccia, quello veramente dice la doschia, dice ma la doccia. Arriva il postiere di nostro, non è come quello in America che dice il postino bussa due volte, no, quello è abruzzese. Si è attaccato al campanello, dlindlo, dlindlo, dlindlo. Sentivi il rumore della doccia. Dice, da fresce prima o poi, da fresce da passare la doccia. Dlindlo, dlindlo, da riapri. Allora dopo 28 minuti e mezzo, però non mi ci cano. Però sappiamo che è mezzo. Allora, guardare ha chiuso qua la doccia, dice, oh, finalmente ha finito di farsi la doccia. Dice, mo, dovrebbe arrivare, ecco con il campanino, trin-tron, trin-tron, trin-tron. La signora per la fretta, invece di pigliarsi l'accappatoio suo, si è preso quello del marito che ha una spalla, una croce di spalla così fa il camionino. Si è messo l'accappatoio del marito per la fretta e va alla porta, stava più spoglia che vestita. Si avvicina alla porta, dice, il postino di fuori dice, ma non si sente più rumore, ma dovrebbe venire a aprire, e si abbassa vicino al buco della chiave, si abbassa e spiava così. Nel frattempo arriva la signora dallo spiongino, guarda che non c'era nessuno, tutto questa accappatura aperto così, dice, con una voce così sottile, dice, chi è? Il postino fuori, Riccioli, va a chiamare mamma, lì che sta la posta. Paese mio che stai sulla cordina, mi stesso come un vecchio addormentato, la noia, l'abbandono e niente, solo la tua malattia. Paese mio, ti lascio e vado via, che sarà